Bene, buongiorno a tutti e tutte e benvenuti al webinar sulle nuove fonti e metodologie per le statistiche di commercio estero. Il tema è importante per l'Istituto perché Istat e la Direzione per le Statistiche Economiche in questi anni, nonostante una diminuzione che è stata anche in alcuni momenti consistente di risorse umane, è riuscita a soddisfare gli obiettivi ambiziosi del regolamento per le European Business Statistics. E non solo gli obiettivi del regolamento, ma anche le esigenze degli utilizzatori. E questo usando nuove fonti e nuovi metodi. Il regolamento che ho citato è il punto di arrivo di un processo lungo che ha visto il sistema statistico europeo impegnato nella modernizzazione della statistica ufficiale, con riguardo in questo caso alle imprese. Ci sono state sfide importanti affrontate per ottenere una strategia comune e per adattarsi ai cambiamenti della società e dell'economia e al tempo stesso rispondere alle nuove esigenze informative. Queste sfide principalmente si collocano nel trarre il più possibile vantaggio dalla trasformazione digitale, e questo usando nuove fonti di dati che fossero pertinenti, tempestive e direi anche già raccolte, con dati già raccolti in maniera da ridurre il carico statistico sui rispondenti, sulle imprese. Quindi prima sfida, nuove fonti di dati. Poi, seconda sfida, non meno importante, quella di progettare statistiche ufficiali che si rivolgessero a una realtà sempre più complessa. Non ci dimentichiamo della globalizzazione che ha certamente aggiunto elementi di complessità al quadro. Tutto questo mantenendo una qualità elevata dei risultati. In questo scenario, con particolare riguardo alle statistiche del commercio estero di beni, le innovazioni ci sono state e il primo gruppo di innovazioni riguarda l'uso integrato, razionale e condiviso delle fonti esistenti, in maniera che ci fossero però dei metodi di compilazione flessibili che rispettassero gli standard qualitativi armonizzati nel sistema europeo. L'approccio innovativo, nel caso delle statistiche di commercio estero di beni, però risiede anche nel fatto che si scambino microdati relativi alle cessioni, alle esportazioni all'interno, dell'Unione Europea tra gli istituti di statistica dei Paesi membri. Questo sistema di scambio, che è noto con l'acronimo MDE o MDI, se volete, che sta per Micro Data Exchange, è basato sul principio noto come once only, cioè i dati non devono essere raccolti più di una volta, ed ha la finalità di ridurre il carico statistico del sistema Intrastat e di fornire agli istituti nazionali di statistica una fonte aggiuntiva e dettagliata per compilare le statistiche sulle importazioni intra Unione Europea. Si tratta di una forma, se mi permettete, di riuso di dati, di data reuse, che è in linea con il Data Act europeo, perché si tratta di riutilizzare i dati di esportazione intra Unione Europea rilevati dai Paesi membri da parte del paese importatore, quindi una simmetria importante. Si prevede inoltre la possibilità di usare nuovi metodi di compilazione per utilizzare in maniera integrata le fonti statistiche e le fonti amministrativo-fiscale. Ora, l'aspetto fondamentale di questo nuovo approccio, come capite, è la condivisione a livello europeo non solo di dati, ma di tutti gli aspetti del processo produttivo. Quindi,
anche armonizzazione delle metodologie di lavorazione e utilizzo dei dati e degli strumenti messi in campo. Questo è ovvio che crea un contesto di stretta cooperazione fra gli istituti nazionali di statistica dei Paesi membri. Bene, l'attuazione del nuovo approccio di compilazione delle statistiche di commercio estero di beni, in particolare di quelle di commercio intracomunitario, è risultato ovviamente di un lavoro che ha radici nel tempo, radici abbastanza lontane, perché è un lavoro che è iniziato una decina di anni fa, nel 2012. Ha visto questo lavoro un forte impegno del sistema statistico europeo e il nostro istituto in questo lavoro e in questo impegno ha avuto, e questo mi fa piacere sottolinearlo, una parte attiva e trainante, svolgendo anche un ruolo di coordinamento delle attività europee riguardo a aspetti specifici, soprattutto aspetti ovviamente statistici. Inoltre, direi a complemento, e anche questo vede dal mio punto di vista, vede per me un panorama buono, perché è un panorama interno all'istituto basato sulla collaborazione di diverse strutture interne e esterne per gli aspetti tematici, metodologici e informatici, e di una messa in campo di professionalità che ha visto una collaborazione efficace, e questo ha consentito all'istituto di soddisfare i requisiti necessari alla produzione europea delle statistiche di commercio estero, tra l'altro e non ultimo nei tempi previsti dal regolamento EBS, garantendo quindi la compliance del nostro paese. Quindi, riassumendo, innovazione, collaborazione e direi un contributo importante, perché la rilevazione in modo simmetrico degli scambi relativi al commercio estero è senz'altro un momento importante per poter fornire statistiche ufficiali tempestive e affidabili nell'ambito più generale della globalizzazione degli scambi. Quindi per me è motivo di soddisfazione iniziare questo workshop, e auguro a tutti voi e a tutti noi un buon lavoro, e passo la parola al successivo relatore che procederà nei lavori odierni. Grazie. Sì, grazie. Iniziamo con le presentazioni, e il prossimo relatore appunto è la dottoressa Maria Moscufo, che introdurrà gli elementi di modernizzazione introdotti dal regolamento EBS, in particolare per quanto riguarda gli scambi con l'estero. E magari ecco, rispetto al programma, alla fine della presentazione ci sarà uno spazio di dibattito di 10 minuti, al termine del quale poi ci saranno le conclusioni del direttore. Chi vuole prenotarsi per fare domande può alzare la mano e saranno registrate gli ordini con cui viene alzata la mano. Grazie. Prego Maria. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono appunto Maria Moscufo, responsabile del servizio in cui vengono compilate appunto le statistiche di commercio con l'estero. E ringrazio la professoressa Pratesi per l'introduzione al webinar, e appunto presenterò quelli che sono appunto gli elementi di innovazione che sono stati introdotti dal regolamento EBS, e in particolar modo le innovazioni che hanno interessato la produzione delle statistiche sugli scambi internazionali di beni. Mi date conferma che la presentazione è visibile? Immagino di sì, grazie. E quindi, come introdotto appunto dalla professoressa,
Il regolamento EBS per le European Business Statistics, che poi si concretizza appunto in un regolamento framework e in un regolamento di esecuzione, rappresentano il punto di arrivo di un lungo processo che ha visto impegnato il sistema statistico europeo nell'obiettivo di modernizzazione della statistica ufficiale europea con riguardo alle imprese. L'obiettivo è quello di trovare una strategia comune nella produzione di statistiche di qualità che possano misurare e possano adattarsi ai cambiamenti della società e dell'economia, rispondendo quindi alle nuove crescenti esigenze informative, traendo vantaggio dalla maggiore disponibilità di dati grazie alla trasformazione digitale, utilizzando nuove fonti o riutilizzando fonti disponibili in maniera razionale, garantendo comunque una qualità in termini di pertinenza e tempestività delle statistiche e soprattutto tutto riducendo l'onere di risposta. Quindi la sfida è quella di riuscire a produrre statistiche che siano in grado di misurare una realtà sempre più complessa per effetto della globalizzazione e allo stesso tempo quindi mantenendo un'elevata qualità delle statistiche ufficiali in un contesto in cui purtroppo gli investimenti nella produzione statistica sono minori, ma c'è allo stesso tempo un utilizzo crescente anche da parte dell'Unione dei dati statistici, degli indicatori statistici nella definizione delle politiche comunitarie. Quali sono i principali elementi di innovazione del regolamento? Il potenziamento dell'uso integrato delle fonti, sia le nuove che si rendono disponibili grazie alla trasformazione digitale, sia quelle esistenti. Questo appunto per la produzione delle statistiche sulle imprese e sui registri statistici di imprese. L'altro elemento di innovazione sono la possibilità e diciamo l'incentivazione a utilizzi di metodi di compilazioni flessibili, sempre comunque vincolati al rispetto di standard qualitativi del dato statistico prodotto armonizzato a livello europeo. La finalità, il miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta, quindi un'informazione che riesce a misurare una realtà sempre più complessa, il miglioramento dell'efficienza dei processi di produzione statistica, quindi evitando carichi inutili, ma utilizzando quanto disponibile nel migliore dei modi possibili e la riduzione appunto dell'onere statistico sui rispondenti. Questo della riduzione dell'onere statistico sui rispondenti è un tema centrale nelle politiche di produzione statistica di tutto il sistema ed è uno degli elementi che ha poi guidato e spinto a quello che chiamiamo la modernizzazione del sistema Intrastat. Con riguardo alle statistiche di commercio estero di beni, le novità e le innovazioni introdotte dal regolamento sono sostanzialmente tre, le possiamo classificare. Il primo è l'obbligo dello scambio di microdati relativi alle cessioni, quindi relativi alle esportazioni intracomunitarie tra gli istituti nazionali di statistica dei paesi membri. Questo sistema, appunto denominato MDE, è in vigore da gennaio 2022, periodo di riferimento dei dati. Il secondo elemento innovativo è la possibilità di utilizzare metodologie nuove, flessibili, nella compilazione delle statistiche sugli scambi intracomunitari di beni e il potenziamento all'uso di dati amministrativo-fiscali. Il regolamento richiama più volte sull'importanza delle fonti amministrativo-fiscali, sulle fonti fiscali e sulla collaborazione tra gli istituti nazionali di statistica dei Paesi membri e le autorità nazionali fiscali e doganali.
Questo ovviamente relativamente alle statistiche di commercio estero. Un ulteriore elemento in innovazione riguarda un altro sistema di scambio di microdati che non interessa la parte del commercio intra UE ma extra UE. Si tratta di scambi di microdati relativi a determinate operazioni, lo sdoganamento centralizzato e operazioni relative al merci in quasi esportazione e lo scambio in questo caso dei microdati di fatto sopperisce alla mancanza di dati doganali nazionali, per cui gli istituti nazionali di statistica utilizzano le informazioni fornite dagli altri istituti nazionali di statistica che invece detengono questa informazione. Quindi una condivisione legata appunto all'assenza di informazioni a livello nazionale. Tutto questo ovviamente per garantire una qualità e una corretta, insomma un'accurata misura, in questo caso degli scambi extra UE. L'elemento centrale e quello che ha più insomma, coinvolto e più impegnato diciamo, l'Istituto e tutto il sistema statistico europeo, e quindi l'elemento forse più rilevante da un punto di vista appunto di innovazione nella produzione statistica, nella produzione delle statistiche di commercio estero, è appunto questo sistema di scambio di microdati relativo alle cessioni, alle esportazioni intracomunitarie tra gli Stati membri. Quindi il regolamento introduce l'obbligo di scambio di microdati sulle cessioni. Questo per permettere agli altri paesi membri di utilizzare questa fonte dettagliata, tra l'altro e aggiuntiva, per la compilazione delle statistiche sugli acquisti, quindi le importazioni intra UE. E l'altra finalità principale, che appunto ho detto essere un po' il punto di partenza di questo processo di innovazione, è la riduzione dell'onere statistico del sistema Intrastat. Come già detto dalla professoressa Pratesi, il principio alla base è che i dati non devono essere raccolti più di una volta, quindi le fonti, i dati ci sono le rilevazioni nazionali che possono essere condivise tra gli istituti nazionali di statistica, questo quindi in una prospettiva diciamo di se non sostituzione totale ma comunque parziale di raccolta delle informazioni a livello nazionale. Il regolamento definisce quelle che sono le informazioni statistiche oggetto di interscambio nel dettaglio, quindi parla di microdati relativi ai fini delle statistiche sugli scambi intra UE, dati compilati su beni o movimenti specifici, dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali. E per garantire una misura appunto accurata dei flussi, pone un, diciamo, un vincolo di copertura. I dati raccolti mediante indagine sulle imprese o da fonte amministrativa devono coprire almeno il 95% del valore totale delle esportazioni intra UE di beni di ciascun Stato membro verso l'insieme di tutti gli altri Stati membri. Anche questo è un elemento nuovo, nel senso che nei regolamenti precedenti, sempre relative alle statistiche di commercio estero, venivano definite delle coperture minime dei flussi, sia import che export. Qui abbiamo invece un unico vincolo che riguarda appunto le esportazioni. Questo per far capire che perché quello che è rilevante a questo punto è proprio l'MDE, cioè è proprio l'informazione relativa alle cessioni, quindi alle esportazioni. Quindi il vincolo è posto soltanto su questo flusso.
Tra l'altro, nel regolamento si stabilisce che la Commissione ha la possibilità di adottare, ha il potere di adottare atti delegati al fine di modificare il regolamento per ridurre eventualmente il tasso di copertura, questo alla luce degli sviluppi tecnici e comunque sempre nel rispetto degli standard di qualità. Sono definite nel dettaglio con riguardo all'interscambio MDE le informazioni che devono essere scambiate tra gli istituti, quindi il dettaglio delle informazioni relative all'identificativo dell'operatore partner nello Stato membro di importazione, il paese e l'Istituto Nazionale di Statistiche che riceve i dati deve conoscere l'importatore, l'operatore che importa, periodo di riferimento, il flusso, il bene, quindi il dettaglio sempre della nomenclatura combinata, lo Stato membro partner, il paese di origine dei beni, il valore, la quantità e la natura della transazione. Le due variabili, identificativo dell'operatore partner e quello del paese di origine dei beni, sono in grassetto perché sono le due variabili su cui i diversi istituti hanno dovuto lavorare, cioè è stato necessario intervenire nella rilevazione nazionale dei dati di esportazione, perché variabili non sempre e non da tutti rilevati. Anche nel nostro caso abbiamo dovuto, per poter implementare di fatto MDE, introdurre una modifica nei modelli di rilevazione Intrastat con riguardo alle cessioni, introducendo appunto questa variabile, il paese di origine dei beni, non invece l'identificativo dell'operatore partner, che era già un'informazione disponibile. Come detto, si tratta di un punto di arrivo di un lungo processo e che riguarda in modo particolare il sistema Intrastat. Il sistema Intrastat e quindi la sua modernizzazione. Nasce, come sappiamo, con l'istituzione del mercato unico nel 93, quando appunto viene meno la fonte, vengono meno i dati doganali, quindi la fonte necessaria per la compilazione, viene istituito questo sistema di rilevazione che è un sistema a copertura parziale che fin dall'inizio appunto si evidenzia come un sistema che genera un elevato onere statistico. Nel corso del tempo sono state proposte diverse azioni di semplificazione, non sempre appunto ritenute idonee perché determinavano riduzioni delle informazioni raccolte e non risolvevano i problemi quali la presenza di asimmetrie nelle statistiche sugli scambi intra UE prodotti dagli istituti nazionali di statistica dell'Unione. Quindi nel tempo le azioni di semplificazione si sono di fatto concretizzate in una revisione al ribasso delle coperture richieste per i flussi di export e di import, non modificando di fatto le caratteristiche di base della rilevazione, consentendo comunque di esonerare un maggior numero di operatori economici con l'innalzamento delle soglie di esenzione, ma non diciamo modificando nella sostanza, e il sistema rimaneva comunque un sistema ad elevato onere di risposta. Quindi nel 2012, su espressa richiesta del Consiglio europeo, Eurostat propone un nuovo approccio nella compilazione delle statistiche degli scambi intracomunitari, un approccio che si basa sulla condivisione, sullo scambio dei microdati sulle esportazioni tra gli istituti nazionali di statistica. C'è un periodo che è durato circa 4 anni di intenso lavoro nell'ambito di un progetto denominato SIMSTAT, un progetto europeo che ha visto quindi coinvolti tutti gli istituti, per verificare la fattibilità tecnica e statistica del sistema di interscambio. Quindi sono stati affrontati aspetti tecnici, soluzioni informatiche per lo scambio in sicurezza dei microdati, l'infrastruttura informatica, il canale di trasmissione, metodi di comunicazione
comunicazione sicura, gli aspetti statistici, quindi quali le variabili da scambiare perché il paese ricevente i microdati possa compilare in maniera accurata le statistiche di import, la tempestività dello scambio, bisognava garantirsi che l'interscambio fosse nei tempi della regolare produzione delle statistiche di commercio estero e quindi nel rispetto di quelli che erano i calendari, diciamo, di diffusione sia nazionali sia Eurostat, ma nel rispetto anche di quelle che erano le tempistiche poi di compilazione dei conti nazionali e del bilancio dei pagamenti. Altri aspetti importanti esaminati, quelli della validazione della qualità dei dati in scambiati, quindi trovare delle regole comuni di controllo e validazione dei dati e un ulteriore elemento importante quello della confidenzialità dei dati scambiati, quindi la determinazione di regole, anche qui norme comuni, per garantire la riservatezza. Quindi c'è stata una fase ovviamente di scambio pilota di test per verificare il funzionamento dell'infrastruttura, ma anche per analizzare poi i microdati scambiati in termini di qualità, comparabilità e riutilizzabilità. Terminato questo progetto che appunto ha visto l'Istituto fortemente impegnato e tra l'altro svolgendo anche ruoli di coordinamento nei vari work package, soprattutto quelli diciamo più strettamente statistici, visto l'esito positivo diciamo di questo studio di fattibilità di questa tecnica e statistica, il Comitato del Sistema Statistico Europeo decide appunto per l'implementazione di questo approccio e parte la fase diciamo di attuazione, quindi un progetto di attuazione su larga scala denominato Modernizzazione Intrastat. Segue la presentazione nel 2017 della proposta di regolamento quadro relativa all'integrazione delle statistiche europee sulle imprese che comprende appunto lo scambio di microdati ai fini delle statistiche sugli scambi intra UE di bene. Viene nel 20 emanato tra il 19 e il 20 appunto esce il regolamento quadro EBS e il relativo regolamento di esecuzione. A livello nazionale per noi appunto mancava un ultimo passaggio necessario per l'implementazione di MDE e cioè appunto l'introduzione di questa nuova variabile paese di origine delle merci nei modelli di rilevazione intra. Quindi d'intesa nel corso del 2021 con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate, vengono introdutte modifiche nei modelli intra relative alle cessioni, la più importante appunto l'introduzione di questa variabile. Contestualmente vengono introdotte diverse semplificazioni volte a ridurre il carico sugli operatori economici. Anche qui è diciamo quello lo strumento classico, quello fino ad oggi utilizzato, e cioè quello dell'innalzamento della soglia statistica, in questo caso della soglia statistica che determina l'obbligo di compilazione mensile dei modelli intra relativi agli acquisti. Quindi con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2021 sono diciamo realizzate tutte sono state concretizzate tutte le azioni che ci hanno consentito poi nel 2022 a rendere a partecipare a questo sistema di interscambio di dati e ricevere quindi dati e fornire dati completi e riutilizzabili dagli altri istituti nazionali di statistica. Qual è il valore aggiunto del sistema di interscambio nel caso dell'MDE? Sicuramente nel breve periodo, io direi nel presente, perché comunque già li utilizziamo in questo senso, è il miglioramento della qualità dei dati. Il confronto tra
i dati raccolti a livello nazionale e i microdati ricevuti dagli altri stati, dagli altri istituti nazionali di statistica, ci consentono di individuare, diciamo, in tempo reale, nel corso del normale processo di produzione, le eventuali asimmetrie e correggerle. Quindi è un confronto che possiamo fare su base regolare, tempestivo, durante il normale processo di produzione. Inoltre, questa fonte viene utilizzata per la stima mensile delle mancate risposte, per cui abbiamo immediatamente un miglioramento della qualità delle statistiche prodotte. Nel medio lungo periodo, ovviamente, il valore aggiunto aumenterà man mano che gli istituti svilupperanno una maggiore conoscenza dei microdati e competenze per il loro utilizzo. E come detto, la finalità è quella di arrivare ad una sostituzione parziale dei dati, riducendo appunto il carico sui rispondenti. Brevemente, gli ultimi due elementi di innovazione, e cioè l'utilizzo di metodologie che prevedano un ricorso maggiore, un potenziamento dell'uso dei dati amministrativo-fiscali. Attualmente già acquisiamo su base regolare i dati VIES, i dati OS di recente acquisizione, e sono state avviate le attività per le acquisizioni di dati di fatturazione elettronica. Le prime due fonti sono utilizzate per la copertura totale dei flussi in export e import in occasione del consolidamento dei dati annuali. I dati di fatturazione elettronica saranno utilizzati per garantire la copertura totale mensile. E l'altro elemento di innovazione, appunto, avevamo detto lo scambio di microdati con riguardo ad alcune operazioni per cui gli stati membri non hanno informazioni e che riguardano appunto lo sdoganamento centralizzato e le esportazioni di beni che provengono da paesi diversi da quello di sdoganamento. Al pari di MDE si tratta di una fonte che ha tempistiche allineate al processo di produzione delle statistiche di commercio extra UE, e l'infrastruttura informatica, i canali di trasmissione, i metodi di comunicazione utilizzati sono gli stessi utilizzati per MDE. Quindi concludo ribadendo quello che è stato già enfatizzato, e cioè il regolamento dà attuazione a un nuovo approccio alla compilazione delle statistiche di commercio estero, basato su stretta e regolare cooperazione tra gli istituti nazionali di statistica per una produzione comune, condivisa. Quindi potenziamento, poi ricorso a fonti già disponibili e nuove, e fondamentale la cooperazione con le autorità fiscali, riduzione del carico statistico sui rispondenti. Vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso se forse ho sforato i tempi a me concessi. Lascio la parola a Serena. Grazie. Quindi ora passiamo alla mia presentazione, che riguarda appunto la descrizione di questo sistema di scambio di microdati e l'utilizzo che è stato fatto sinora e le prospettive future di maggiore utilizzo. Quindi. Penso che sia partita la presentazione. Quindi questo è un lavoro che vede coinvolti diversi colleghi del servizio, perché appunto tanti sono gli aspetti da tenere presente e le azioni da compiere, sia per partecipare allo scambio dei microdati, che ricordo sono un obbligo da regolamento, sia per esplorare la nuova fonte di dati e utilizzarla nei processi di produzione. Di questo è l'indice, la scaletta della presentazione. Inizieremo a illustrare quali sono i motivi che hanno portato nel regolamento EBS a prestare particolare attenzione alla modernizzazione dell'indagine Intrastat.
quali erano le problematiche prima del regolamento MBS, quindi l'alto onere statistico, gli aspetti qualitativi delle statistiche prodotte basate sull'indagine stata stessa. Poi illustreremo, vedremo come funziona questo ecosistema di dati europei, non sono solo microdati ma anche metadati statistici che aiutano i paesi che ricevono il microdato a interpretarlo e a poterlo utilizzare opportunamente nella propria produzione dati nazionali e quali sono stati gli utilizzi finora della nuova base dati MDE Istat, quindi gli aspetti di riconciliazione delle asimmetrie sulla base di questi dati ad altissima granularità e definizione delle variabili statistiche, e l'utilizzo dei dati per le stime delle mancate risposte e per il riporto all'universo. E poi verranno illustrate quali sono le prospettive future di maggiore utilizzo e di rilevante impatto sulla riduzione dell'onere statistico sugli operatori economici e sulle imprese. Quindi un attimo di contesto, in quale contesto è stato sviluppato questo progetto di scambio di microdati che poi si è realizzato a partire da gennaio del 2022. Quindi prima dell'introduzione del regolamento EBS, già a partire dal gennaio 1993, era stata introdotta l'indagine Intrastat nel momento in cui con l'introduzione del mercato unico sono venute meno le bollette doganali, le formalità doganali per quanto riguarda gli scambi di merci all'interno della comunità europea, all'interno dell'UE. Quindi l'universo di riferimento è quello di tutti gli scambi di beni tra i paesi europei appartenenti alla comunità europea e viene rappresentato dalle fonti fiscali relative all'IVA intracomunitaria, sia la fonte BIES che riguarda gli scambi business to business, B2B, ed è un sistema informativo di scambio di informazione fiscale tra le autorità fiscali dei paesi europei che serve per combattere l'evasione, le frodi che riguardano l'IVA intracomunitaria. E di recente è l'introduzione di una nuova fonte fiscale, la fonte fiscale OSS, che copre gli scambi fra operatori economici, business e privati corrispondenti a vendite a distanza. Quindi l'universo di riferimento ha una sua rappresentazione nelle fonti fiscali. E i regolamenti UE precedenti al regolamento EBS prescrivevano che il campionamento venisse effettuato attraverso un campione con cut-off, sia per le esportazioni che per gli acquisti, con una copertura minima stabilita dai regolamenti UE. Questa copertura minima nel corso del tempo è diminuita proprio per cercare di venire incontro agli operatori economici, quindi ridurre il carico statistico. Tuttavia, quando è iniziato il processo di modernizzazione di Intrastat, è stata condotta un'indagine a livello europeo, per cui nel 2015 risultava che su un universo di 3,7 milioni di imprese europee attive nel commercio intracomunitario di beni, l'obbligo di risposta Intrastat a livello UE interessava il 13% circa di esse, quindi un elevato onere, quindi l'indagine più onerosa fra le business statistics a livello europeo. E quello che emergeva è che era maggiore il numero di operatori economici coinvolti nell'indagine Intrastat sul fronte delle importazioni e degli acquisti. Lo sforzo è stato quello appunto di ridurre l'onere statistico, in particolare per quanto riguarda gli acquisti.
Il sistema di copertura, il sistema di campionamento è basato sul campione con cutoff, tutto sommato era un sistema di raccolta efficiente dal punto di vista dell'onere statistico sugli operatori. Ad esempio, nella situazione italiana che è rappresentata in questo grafico, c'è una prevalenza nel tessuto economico di piccoli importatori, per cui elevando la soglia di cutoff al di sopra della quale, una soglia in valore al di sopra della quale l'operatore rientra nel campione Intrastat, si ottiene un'ottima copertura in valore, che è rappresentata dalla linea arancione, a fronte di una ridottissima copertura nel termine di numero di operatori che sono chiamati a rispondere all'indagine. Sebbene appunto a livello globale, generale, di import totale, il sistema delle soglie sia stato efficiente, quindi sia stato possibile aumentare la soglia, esonerare un numero sempre maggiore di operatori economici dalla risposta, se andiamo nel dettaglio di alcuni settori, qui ad esempio viene rappresentato quello che succede a parità di soglia per gli operatori economici che sono attivi come importatori nell'industria del legno. Quello che succede è che appunto una soglia di 8 milioni di euro annui, che corrisponde all'ultimo valore illustrato in questo grafico, mentre a livello generale comporta una copertura in valore dell'80%, nel settore del legno questa copertura sarebbe inferiore al 40%, comportando poi delle distorsioni nelle. E, oltre a questo, l'indagine Intrastat ha alcuni problemi qualitativi, in particolare la dimensione coerenza e comparabilità nell'ambito delle statistiche europee, in alcuni casi carente, in quanto sono presenti delle asimmetrie fra i dati diffusi di export da un paese e i dati mirror diffusi dal paese di importazione che possono differire sia per allocazione del prodotto, sia per diversa classificazione del prodotto esportato, sia per diversa attribuzione del paese di importazione e di esportazione. Quindi da una parte è un'indagine con alto onere statistico perché una singola transazione commerciale genera e generava due adempimenti statistici, una parte rivolta nel paese di export dall'esportatore e un'altra nel paese di import, con possibilità che questo dato, questa stessa transazione, sia classificata in modalità diverse, quindi creando asimmetrie nei dati che vengono prodotti. Il problema dell'asimmetrie è dibattuto anche dal lato degli utenti statistiche di commercio estero, quindi un problema delle statistiche di commercio estero, ma anche degli utilizzatori, conti nazionali, bilancio dei pagamenti, tant'è che sono state sviluppate nel corso del tempo delle statistiche sperimentali in forma di tabelle input-output riconciliate, in cui le asimmetrie venivano in qualche maniera risolte con opportuni metodi di stima. Quindi la soluzione introdotta dal regolamento BS, cioè appunto di consentire lo scambio, di rendere possibile lo scambio di microdati e l'utilizzo del dato di export a fini della compilazione dell'import da parte del paese che riceve questo dato, ha offerto vantaggi qualitativi, riduzione dell'onere statistico sulle imprese, ma anche vantaggi in termini di maggiore armonizzazione a livello UE di metodi e strumenti utilizzati nella produzione del dato e l'adozione di comuni standard statistici. Questo è un po' un quadro di quello che comprende lo scambio di dati. Appunto, non sono soltanto microdati, ma anche metadati. A destra c'è uno schema che poi verrà illustrato meglio dai colleghi della direzione informatica. C'è un hub centrale in Eurostat, i paesi inviano all'hub centrale i propri dati, l'hub
scritta a seconda del paese che deve ricevere il dato per utilizzarlo e lo rende disponibile ai 27 paesi membri dell'UE, più l'Irlanda del Nord che ancora appartiene al sistema comune, al mercato comune europeo. E quindi sono microdati scambiati a massimo livello di dettaglio, quindi contengono la partita IVA dell'importatore, prodotto, paese, paese di origine, tutte le variabili necessarie per la compilazione delle statistiche di commercio estero. La tempestività è elevata, quindi i dati vanno inviati entro 30 giorni dal termine del mese di riferimento. Questo pomeriggio dobbiamo inviare i dati del mese di ottobre. Vengono ricevuti, ad esempio nel caso dell'Istat, ma anche in quello di altri paesi, vengono ricevuti pochi giorni prima, noi li abbiamo ricevuti ieri, prima di essere inviati, quindi c'è necessità di rivedere il processo di data validation, in particolare un editing che faccia maggiore risorso, editing selettivo, macro editing, per una validazione veloce dei dati prima dell'invio. E, oltre ai microdati vengono inviate dei metadati di copertura che servono al paese ricevente per avere un'idea di quanto quello che è stato ricevuto è affetto da mancate risposte, ad esempio, oppure da operatori, cioè quant'è la porzione di trade che si stima sia attribuita da operatori che sono fuori dal campione Intrastat. E la tempestività per questo tipo di scambio di metadati è T più 35 giorni, quindi 5 giorni dopo l'invio dei microdati. Questi indicatori di copertura devono essere allineati totalmente allo stato dei microdati scambiati 5 giorni prima, in maniera tale da essere pienamente utilizzabili. E poi ci sono i metadati di confidenzialità, perché appunto in prospettiva questi microdati verranno utilizzati nella diffusione del dato da parte del paese di ricevente, per cui è necessario che un paese che riceve il dato sappia se alcuni di questi dati sono affetti da vincolo di confidenzialità passivo, ovvero se c'è un operatore nel paese di export che ha chiesto che il suo dato non venga diffuso. E ne aveva diritto perché in effetti il suo trade specifici, per specifici prodotti aveva la rilevanza tale da diventare riconoscibile all'interno della cella di diffusione. E questi sono alcuni numeri dei volumi di file che noi Italia abbiamo ricevuto relativamente ai diversi mesi di riferimento. E il numero di microdati ricevuti per periodo di riferimento che parte da gennaio 2022 e anche i microdati di export che noi abbiamo inviato. Quindi il fatto che ci sia una mole considerevole di microdati che arrivano cifrati, quindi anche la lavorazione manuale dell'uploading di un file di microdati sarebbe laboriosa, per cui è stato messo implementato un sistema automatizzato da parte dei nostri colleghi della direzione informatica per le fasi sia di upload dei nostri dati sul lab di Eurostat, sia per il download, che appunto automaticamente esegue tutte le fasi necessarie per compiere queste operazioni. Inoltre, questa mole di microdati che vengono ricevuti ogni mese ha richiesto l'implementazione di metodi efficienti per la lavorazione del dato ricevuto, e questo verrà illustrato nella prossima presentazione da parte dei colleghi della direzione metodologica che hanno curato la metodologia per l'utilizzo dei dati MDE ai fini dell'individuazione delle asimmetrie più importanti. E questo sarebbe il nuovo sistema di produzione che l'obiettivo target, diciamo, nell'utilizzo di questi microdati. Dobbiamo ricordare che appunto i microdati di import che vengono ricevuti sono raccolti presso un campione nel paese di export e che nel paese di export comprano il 95%
appunto delle esportazioni totali. Ma per quanto riguarda la copertura a livello di singolo operatore del dato MDE ricevuto, non possiamo assumere che la copertura sia totale, nel senso che possiamo ricevere dei microdati relativi a un nostro importatore, ma questi microdati saranno completi nella misura in cui questo operatore ha importato da esportatori che sono tutti nel campione dei paesi che inviano il dato MDE. Per cui abbiamo una necessità di avere un benchmark di totale dell'import a livello di singolo operatore da qualche altra fonte che ci dia appunto l'universo delle importazioni da parte dei nostri importatori internazionali. E questa fonte deve essere tempestiva per essere utilizzata nel processo di produzione mensile. Il candidato migliore è il sistema di fatturazione elettronica, per il quale l'Istat da tempo in contatto, sono stati compiuti studi preliminari e sperimentazioni per acquisire da parte dell'Agenzia delle Entrate questa fonte tempestiva e a copertura pressoché totale, che possa essere utilizzata in congiunzione con il dato MDE nel processo di produzione mensile che ha tempi molto stretti. Per quanto riguarda l'utilizzo, quindi quello è l'obiettivo a tendere e che consentirà ovviamente la riduzione dell'onere statistico una volta implementato un sistema di questo genere, ci saranno operatori economici che potranno essere esonerati dal rispondere all'indagine statistica Intrastat, quindi abbassare, ridurre il campione, se non addirittura passare a un sistema che utilizzi esclusivamente queste fonti. Quindi per quanto riguarda l'utilizzo attuale, la prima azione è stata un'azione che è stata anche promossa da parte di Eurostat attraverso un grant, quindi l'Italia, l'Istat è stato beneficiario, è un approccio esplorativo della qualità della fonte MDE che ha visto come oggetto l'individuazione e la riconciliazione delle maggiori asimmetrie presenti nei dati di commercio estero dell'Italia. E questo lavoro è stato fatto in collaborazione con la direzione metodologica e verrà descritto la metodologia e il tool verranno descritti in dettaglio nella prossima presentazione. Quello di cui parliamo adesso appunto è di quali sono gli elementi di sistematicità che sono venuti fuori e che sono alla base delle errate, delle asimmetrie, quindi delle errate classificazioni dei flussi da parte di importatore o di esportatore. Il primo elemento di grossa rilevanza che è emerso riguarda il ruolo dei poli logistici. Quindi c'è stato, appunto, per fare pochi esempi, un caso di importazione di autoveicoli che dalla Svezia transitavano fino al Belgio, dove venivano caricati su terreni per raggiungere poi l'Italia, insieme ad altri autoveicoli che erano prodotti in Belgio. Quindi c'era un'errata attribuzione da parte dell'importatore italiano del paese di export, quindi piuttosto che la Svezia era stato indicato il Belgio, che era unicamente un paese di transito. E un altro esempio, questa volta ha visto la collaborazione con il Portogallo, perché è stato il Portogallo come paese ricevente del nostro microdato di export a porti la questione su delle importazioni di apparecchiature elettroniche, tablet, smartphone che noi inviavamo come microdato dall'Italia. Invece il loro operatore economico registrava come import dall'Irlanda. E quindi è emerso la presenza di un grosso polo logistico in Italia per l'importazione di smartphone e la distribuzione poi in tutta l'Europa del Sud, per cui effettivamente
il prodotto era stato sdoganato in Italia e al Portogallo veniva da un operatore economico non residente, italiano registrato in Italia, e la merce proveniva dall'Italia. Un altro esempio, appunto, un altro elemento di sistematicità, ora non mi dilungo, viene dai casi di triangolazione in cui il bene proviene da un paese diverso rispetto a quello da cui proviene la fattura di acquisto, quindi casi di triangolazione. E anche in questo caso il dato MDE era aderente alla realtà, era il dato corretto. E invece l'importatore italiano aveva attribuito la provenienza del bene al paese di fatturazione piuttosto al paese da cui il bene era veramente stato prodotto e spedito. Dal punto di vista di asimmetria a livello di prodotto, sono venute fuori delle asimmetrie molto rilevanti per quanto riguarda gli autoveicoli, soprattutto a seguito dell'introduzione di autoveicoli ibridi, per cui gli operatori economici, un po' dovuto al fatto che la classificazione delle auto ibride non specifica la cilindrata dell'autoveicolo, utilizzavano le vecchie classificazioni, quindi non relative a autoveicoli ibridi. Quindi, scoperto il problema, ci siamo adoperati per correggere questa grossa asimmetria, che è stata poi in grossa misura, per il 61%, risanata con la diffusione di dati definitivi del 2022. L'altro utilizzo, questo livello mensile, appunto, produzione mensile, è quello dell'utilizzo del fonte MDE per la stima delle mancate risposte. Questo è stato fatto a partire da ottobre 2022, precedentemente si usava come stima del totale la fonte fiscale VIES, e per la disaggregazione dei prodotti si utilizzava la distribuzione che era presentata dall'ultima dichiarazione recepita da parte di quell'operatore economico. E adesso invece si utilizzano i dati MDE con diversi vantaggi, sia fatto che il dato VIES non è sufficientemente tempestivo, quindi quando si produce lavorano i dati per il comunicato stampa è affetto da sottocopertura, per cui c'era una sottostima delle mancate risposte che è stata sanata utilizzando i dati MDE, e in più il breakdown per prodotto provenendo da dati reali di export che avevano come acquirente l'importatore che non ha risposto all'indagine Intrastat, riproducono effettivamente i prodotti in quel mese acquistati dall'estero da quell'operatore economico, se vogliamo anche con riduzione delle asimmetrie che venivano generate da questa stima, se vogliamo, non del tutto appropriata dei prodotti importati in quel mese dall'operatore non rispondente. E l'altro utilizzo è stato, il mese scorso abbiamo diffuso i dati definitivi dell'anno 2022 e sono stati usati i dati di MDE così come vorremmo utilizzarli una volta che avremo i dati di fatturazione elettronica per le stime mensili. Quindi per quanto riguarda gli operatori sotto soglia, quelli che non sono inclusi nel campione di importatori Intrastat, solo per quella porzione di trade, è stato utilizzato come benchmark totale quanto rappresentato dall'archivio VIES, quindi fiscalmente quanto veniva dichiarato per paese partner come import da parte degli operatori economici, questi fini fiscali, e per il breakdown in termini di prodotto sono stati i dati MDE, quindi l'archivio VIES ha usato il breakdown per operatore economico e paese partner, e il dato MDE e il breakdown per quindi le conclusioni sono che MDE ha consentito di rafforzare l'interoperabilità dei sistemi statistici UE, quindi anche la collaborazione
anche in termini di armonizzazione delle metodologie, questo verrà spiegato nella prossima presentazione, e ha consentito di implementare nuovi metodi per la validazione dei dati, sia per quanto riguarda le simmetrie e anche per l'uso corrente da parte dei revisori dei dati di questa fonte aggiuntiva in fase di produzione mensile. Inoltre ha consentito di realizzare dei primi processi di stima basati sui dati MTE, stime out of sample, mancate risposte, riproposto all'universo. Tuttavia, ecco, la fonte MDE ha anch'essa una copertura parziale, quindi per ridurre realmente l'onere statistico nel rispetto della qualità del dato è necessaria l'acquisizione di fonti fiscali tempestive e ad alta copertura da utilizzare in congiunzione con il dato MDE. E in questo senso l'Italia si trova in una situazione di vantaggio in quanto tra ISTAT e Agenzia delle Entrate e attiva una stretta collaborazione per quanto riguarda il sistema di fatturazione elettronico, che tra l'altro dal 2028 sostituirà gli elenchi riepilogativi BIES, proprio come progetto europeo, cioè questo nuovo progetto VIDA, VAT, Digital Age, che prevede l'adozione della fatturazione elettronica in tutti i Paesi membri e lo scambio per quanto riguarda appunto le misure di prevenzione dell'evasione dell'IVA comunitaria, lo scambio di queste informazioni fra Paesi membri. E inoltre, appunto, oltre al tavolo, alle sperimentazioni per la ricezione e l'utilizzo dei dati di fatturazione elettronica, operativa la trasmissione delle fonti fiscali relative alle vendite a distanza per quegli operatori che aderiscono a questo nuovo sistema opzionale OS. Quindi da parte mia adesso ho terminato e passo la parola alla collega Giuseppina Ruocco e al collega Francesco Ottame, che parleranno del lavoro metodologico messo in piedi per MD. Grazie Serena, e intanto condivido lo schermo. Allora, grazie e buongiorno. E in questa presentazione io vi descriverò il contributo della direzione metodologica per l'analisi delle asimmetrie. Questo lavoro è stato svolto insieme ai colleghi Francesco Amalto, Francesco Ortame e Simona Toti. E la presentazione si divide in due parti. Nella prima, che farò io, ci sarà una carrellata veloce del contesto, con un approfondimento dei metodi che abbiamo implementato in questa soluzione, che è una soluzione open source, che vi sarà illustrata successivamente dal collega Francesco Ortame. Come abbiamo visto, la disponibilità dei dati MDE, questa nuova fonte, è un'opportunità per realizzare diversi vantaggi, ma soprattutto un'armonizzazione a livello europeo dei metodi e anche quindi incrementare quindi la possibilità di incrementare l'accuratezza dei dati sia in termini di coerenza e comparabilità sia dei dati import-export ma anche delle transazioni tra i diversi paesi membri. Quindi c'era la necessità di implementare un tool che permettesse appunto di adottare una metodologia armonizzata a livello europeo e anche quindi sfruttare i vantaggi di questa nuova fonte, soprattutto quindi individuando quali sono le asimmetrie bilaterali import-export e facilitare poi la riconciliazione delle asimmetrie di maggior rilievo. E l'obiettivo quindi è stato quello di sviluppare un codice open source che potesse quindi permettere di individuare quali sono le unità influenti, poter risolvere velocemente gli errori sistematici e quindi anche facilitare la scomposizione della simmetria totale, sia in termini di paese, prodotto e operatore, e anche poter nel tempo poter
ottenere una tassonomia delle potenziali asimmetrie in modo da identificare molto più agevolmente la tipologia di errore e quindi poter applicare il metodo di validazione più appropriato. Siamo partiti da uno standard della statistica ufficiale, il Generic Statistical Data Editing Model, che è un framework di riferimento che permette di adottare una strategia di controllo e correzione standardizzata. Questo framework parte quindi su, fornisce un workflow generalizzato, che è basato su un'analisi esplorativa dei dati, quindi per capire come sono le distribuzioni dei dati che andiamo ad analizzare, e si basa quindi su uno step successivo che consiste nella rilevazione degli errori sistematici, cioè quegli errori che sono facilmente individuabili, come ad esempio gli errori di misura, e che sono facilmente correggibili mediante generalmente delle regole deterministiche, e procede poi successivamente con un editing selettivo, cioè una verifica che concentra tutte le energie sull'individuazione dei valori più rilevanti, quindi dei valori che vengono individuati mediante metodi diversi. In questo caso abbiamo quindi utilizzato un approccio basato sul contributo di ciascun valore alla simmetria totale e su un indice che permette l'individuazione delle unità sospette. Quindi nell'editing selettivo, in realtà, questo sottoinsieme di record che viene individuato e che poi successivamente è sottoposto ad una revisione interattiva in genere, viene identificato mediante una soglia. Quindi in questo caso abbiamo calcolato, abbiamo applicato questa soglia sia quindi al contributo al valore totale della simmetria di ogni cella, calcolata come differenza tra dati nazionali e valori MDE. E poi questa soglia è stata applicata anche ad un indicatore di unità sospette che è stato calcolato come differenza interquartilica della differenza sempre tra dati nazionali e valore MDE su scala logaritmica. Successivamente il collega Francesco Ortame illustrerà la soluzione, quindi ci sarà un esempio pratico. E quindi proporre, nell'implementare questa soluzione, abbiamo considerato anche tutta la parte relativa ai metadati. In particolare abbiamo specificato dei metadati strutturali in modo da poter standardizzare le strutture dei dati di input e poter quindi preprocessare le variabili per l'esecuzione degli step successivi. E allo stesso tempo abbiamo previsto dei metadati di processo e in particolare la possibilità di tenere traccia della soglia definita per il cutoff, quindi dei record da revisionare a livello manuale, e anche il numero dei record che risultano dall'editing selettivo e che quindi poi possono essere successivamente analizzati manualmente per la riconciliazione delle stesse, e in particolare anche una percentuale dei record da revisionare rispetto al totale. Per quanto riguarda invece i metadati di qualità, in realtà è possibile calcolare una percentuale degli errori effettivi sul numero di record che risultano dall'editing selettivo. Ma alcuni indicatori di qualità in realtà sono calcolabili solamente dopo la fase di riconciliazione, e questi indicatori permettono di valutare a posteriori l'accuratezza dei metodi di editing selettivo che è stato applicato, soprattutto per esempio valutare la soglia scelta per il cutoff, ad esempio, e quindi poi fare a ritroso degli aggiustamenti a tutto il processo. E io adesso passo la parola al collega Francesco Ortame, che molto velocemente vi farà vedere la soluzione implementata. E grazie dell'attenzione. Grazie Giuseppina e buongiorno a tutte e a tutti.
Io in questo, nella mia presentazione illustrerò la soluzione pratica che abbiamo sviluppato insieme appunto appena agli altri nostri colleghi al fine di fronteggiare le questioni che la mia collega ha illustrato. E in particolare la nostra applicazione, sviluppata in R, segue diciamo, le regole generali del GSDM, quindi rende disponibile per l'utente un'analisi esplorativa, un'analisi per l'individuazione di errori sistematici, anche un selective editing. E ci sono però due fasi preliminari per il funzionamento di queste applicazioni, che sono l'input dei dati, che viene fatto direttamente dall'utente all'interno di R, il pretrattamento dei dati con un mapping delle variabili che è fatto manualmente, quindi per evitare problemi di non corrispondenza tra appunto le colonne dei dataset di input, quello che poi il programma R va a leggere, e poi c'è una parte interattiva sviluppata tramite la libreria Shiny VR, tramite cui appunto l'utente può andare a effettuare l'editing selettivo. Adesso passo direttamente su R per mostrarvi come abbiamo sviluppato questa applicazione. E in realtà all'interno di R le uniche cose che vanno modificate sono appunto i path per i dataset e appunto qui, e i nomi dei dataset che devono essere un dataset per i dati nazionali e un dataset per i dati MDE e poi c'è un mapping delle variabili, quindi va indicato qual è la variabile che indica il paese, qual è la variabile che indica il codice di prodotto, l'operatore, i valori MDE e i valori COE. E, a questo punto il notebook di R che abbiamo scritto può essere lanciato direttamente da RStudio e darà luce a un foglio HTML dove vengono riportati sia alcune celle di codice come queste che mostrano i dati che sono stati importati, diciamo i parametri di configurazione, e successivamente all'importazione viene effettuata un sanity check o diciamo un summary di quelli che sono i dati importati. Infatti c'è il numero di osservazioni per i dati MD e per i dati nazionali Questa variabile che è molto importante, cioè ci dice sostanzialmente quante celle MD sono valorizzate a 0, quante celle nazionali sono valorizzate a 0 per tutte le possibili combinazioni, per capire, già avere diciamo, una panoramica su quelle che saranno le asimmetrie. E qui c'è una breve panoramica sui prodotti, sui codici di prodotti, 8 cifre, 4 cifre, 2 cifre. C'è tutta una parte di back-end che fa un pre-processing, che adesso diciamo, per limiti di tempo non posso mostrarvi. La prima applicazione appunto che abbiamo sviluppato in Shiny è un'applicazione per l'analisi esplorativa. Questa applicazione consiste in tre tab separati. Il primo è, diciamo, sostanzialmente possiamo andare direttamente a vedere i box plot sui valori logaritmici dei valori MDE contro i valori nazionali. E possiamo fare dei filtri appunto per paese, per prodotto. Questi filtri si vanno vengono concatenati, quindi possiamo ottenere tutte le combinazioni di cui abbiamo bisogno per dare un primo sguardo ai dati. Abbiamo un'altra visualizzazione molto interessante che è, questi sono, si vede poco perché sono tanti dati, ma sono box plot orizzontali, dove sull'asse delle ordinate abbiamo il codice prodotto a due cifre, quindi queste sono tutte classi di prodotto, e sull'asse della scissa abbiamo la differenza tra i valori MDE e i valori nazionali. In questo modo abbiamo già possiamo dare un primo sguardo e capire se c'è uno sbilanciamento in questa simmetria verso i valori MDE o verso i valori nazionali. Abbiamo un ultimo tab che è l'operator insight, e questo tab ci permette di filtrare per gli operatori con maggiore presenza internazionale. In particolare, questo numero che vediamo qui è il numero di paesi in cui il singolo operatore economico opera. Ad esempio, qui possiamo vedere l'operatore numero 10865. Questi comunque insomma sono dati simulati, quindi i valori anche che vediamo non sono proprio precisissimi, però possiamo, per esempio, filtrare per quell'operatore.
e ottenere tutte le osservazioni relative a quell'operatore. Qui appunto già vediamo che c'è la cella MDE è sempre valorizzata, la cella nazionale non è mai valorizzata. Questo ci può già portare, diciamo, a trarre alcune conclusioni preliminari. Ad esempio, magari c'è una differenza di tempi nella rilevazione del valore MDE rispetto al valore nazionale, e quindi magari il valore nazionale non è stato ancora inserito, e tutta, diciamo, ci restringe un po' il campo delle soluzioni possibili da attuare. E il secondo step ed è il primo step della symmetry detection vera e propria, è l'individuazione di errori sistematici. Noi per errori sistematici qui intendiamo celle in cui il valore relativo ad MDE e il valore relativo alla fonte nazionale è uguale per prodotti con codici diversi. Quindi l'assunzione qui è che se il valore è esattamente uguale, diciamo, all'unità, c'è un errore a livello di input, di dato. Infatti possiamo vedere qui, appunto, questo qui è un codice di prodotto, quindi è la prima macro, diciamo, categoria di prodotto, sono le prime quattro cifre di questo numero, e sono le stesse, per esempio, per questa osservazione, sia appunto, qui abbiamo 10,39, anche qui abbiamo 10,39, quindi probabilmente c'è un errore di input dell'osservazione per quanto riguarda il prodotto. E appunto vediamo che su circa 67.000 osservazioni, 1.000 vengono risolte in questo modo, quindi diciamo facciamo un'ulteriore scrematura. Questo dataset ovviamente può essere scaricato e ispezionato, diciamo, in maniera come si preferisce su Excel. Adesso passiamo al selective editing. La prima fase del selective editing, come illustrato la mia collega, è il calcolo di un contributo relativo per cella. Questo contributo relativo può essere fatto sia all'unità, però diciamo risulta essere poco informativo, quindi a livello micro di osservazione, o può essere fatto a livello aggregato. Per esempio, qui possiamo fare un group by country. E possiamo vedere quali sono i paesi che presentano diciamo, che sono caratterizzati dal maggior contributo alla simmetria totale. E in questo caso possiamo settare questa threshold, che appunto tutta la parte di editing selettivo si basa l'inserimento di threshold per fare dei cutoff al dataset. Possiamo alzare questa threshold, per esempio, a 2. E otterremo 7 paesi. Mi sembra che i paesi in totale qui siano 27, quindi insomma andiamo a filtrare per una serie di paesi che in questo caso sono più problematici rispetto ad altri. E qui abbiamo diciamo, delle brevi statistiche, semplici statistiche descrittive che ci fanno capire, insomma, la distribuzione dei dati con cui abbiamo a che fare. Ovviamente si può andare a un livello un po' più micro, quindi possiamo aggiungere, per esempio, codice prodotto a quattro cifre, e vediamo che in questo caso se settiamo una threshold superiore a 2, abbiamo soltanto due osservazioni. E una volta ottenuti, insomma, i dati problematici, una volta filtrato per i dati problematici, possiamo filtrare il dataset originale, quindi ottenere tutte le informazioni micro, e qui avremo tutti i dati relativi, in questo caso, a Francia e Olanda, relativi appunto a Product ID 1022 per Francia e 2031 per l'Olanda. Anche questo dataset ovviamente può essere scaricato e ispezionato. Arriviamo quindi all'ultima parte della presentazione, e la seconda parte di Selective Editing, che è il calcolo di questo indice di sospetto. E oltre all'indice di sospetto, nella tabella si è inserito anche un semplice indice di concentrazione, che ricalca in maniera molto semplificata l'indice di Gini, semplificata perché non ci sono abbastanza osservazioni da calcolare un indice di Gini per operatore in genere. E sostanzialmente, come appunto un indice di Gini, più è alto, più diciamo, diciamo, l'indice più è alto, più meno è concentrata la distribuzione. Quindi è contrario all'indice di Gini, scusate. Quindi in questo caso abbiamo due indici su cui settare una threshold. Il primo è questo indice di sospetto,
Qui è settata ad 8 per una combinazione di paese prodotto a 4 cifre, che in questo caso è fissa perché tramite, diciamo, abbiamo ispezionato i dati e abbiamo visto che la migliore combinazione per avere distribuzioni unimodali era questa. E si setta un indice di una threshold per l'indice di sospetto, e si può selezionare anche una threshold per l'indice di distribuzione. Per esempio, qui possiamo selezionare 20. E otterremo un dataset filtrato. In questo caso anche ovviamente possiamo filtrare e ottenere il dataset a livello micro, e in questo caso otterremo, insomma, una tabella con i dati spacchettati. Un'ultima cosa sull'indice di distribuzione: questo l'abbiamo calcolato semplicemente per distinguere gli operatori che avevano magari soltanto una o due osservazioni problematiche che contribuivano alla simmetria, dagli operatori che invece avevano tante osservazioni problematiche. Quindi, diciamo, questa è la logica dietro la costruzione di quell'indice. Per concludere, torno sulle slide. Abbiamo deciso di sviluppare questa applicazione, come diceva la mia collega, in ambiente open source, quindi in R. È tutto disponibile su GitHub, poi invieremo il link. E può essere scaricata, può essere fatta girare, e quindi, diciamo, da una parte c'è la volontà di creare un codice modulare in cui si possono aggiungere plugin, si possono aggiungere celle in maniera molto semplice, basta saper programmare su R. Diciamo, l'altro obiettivo, che è poi l'obiettivo principale, è quello di creare un workflow standardizzato anche a livello, non solo a livello, diciamo, nazionale, ma a livello europeo, per la gestione di questa simmetria. Grazie per l'attenzione. Grazie a Francesco e Giuseppina. E adesso il prossimo intervento è quello della collega Mirella Morrone, che ci illustrerà il sistema per lo scambio di microdati di fonte doganale e il loro utilizzo. Ecco i verbi. Grazie Serena. Condivido la mia presentazione. Vedete, giusto? Allora, Sì, si vede bene. ok, perfetto, perfetto, grazie Serena. Allora, buongiorno a tutte e tutti, io sono Mirella Morrone e vi illustrerò il contenuto della nostra presentazione, che è frutto di un lavoro svolto in collaborazione con colleghi statistici appartenenti alla Direzione Centrale delle Statistiche Economiche e colleghi informatici che hanno sviluppato procedure automatiche di trasformazione di microdati rispettando le data structure armonizzate a livello europeo. E hanno sviluppato altresì procedure automatiche che ci consentono la ricezione e l'invio automatico dei microdati, tutto mediante Pentaho Data Integration. E questo è il contenuto della nostra presentazione, una panoramica veloce sulle caratteristiche delle statistiche del commercio extra-UE di beni e che cosa è accaduto con l'entrata in vigore del regolamento EBS sulle statistiche delle imprese. E di che cosa si tratta? Cosa, diciamo, a cosa fa riferimento CDE? Quali sono le variabili oggetto di scambio? Le tempistiche per la trasmissione e ricezione dei dati? Da sempre le autorità statistiche nazionali beneficiano di dati completi che vengono raccolti dalle autorità doganali nazionali. Informazioni complete, come ho detto, che ci hanno consentito e ci consentono di compilare le statistiche ITGS, senza quindi dover introdurre per il dominio extra UE ulteriori indagini specifiche.
Cos'è accaduto quando è entrato in vigore il nuovo regolamento EBS? È modificato il concetto dello Stato membro di compilazione nelle statistiche TGS. Questo che cosa significa? Che fino al 2021, quindi quando ancora era in vigore il regolamento 471 del 2009 e successivi regolamenti di esecuzione del 2010, l'obbligo della compilazione spettava o era in capo allo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione dogana. Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento EBS, c'è stato un passaggio di obbligo di responsabilità. Quindi, quest'obbligo, è ora in capo allo Stato membro in cui si trovano, le merci. Ovviamente non è sempre così, perché ci sono due eccezioni. Queste eccezioni spiegano l'introduzione del Customs Data Exchange, DCDE sostanzialmente. Le eccezioni riferiscono alla dichiarazione centralizzata, conosciuta anche con il nome di Centralized Clearance tipo SASP, dove SASP sta per Single Authorization for Simplified Procedures. Per il periodo transitorio e il quasi export. Voglio subito precisare, poi lo vedremo nel dettaglio nelle slide successive, che il quasi export dal punto di vista doganale non ha differenze rispetto alle esportazioni standard o tradizionali. E quindi queste due eccezioni, appunto, danno luogo al CDE, che appunto nasce per sopperire alla mancanza di dati doganali. Tra l'altro, queste due eccezioni sono riportate nel regolamento di esecuzione 1225 del 2021 e ci chiediamo: ma perché mancanza di dati doganali? Perché? Proprio perché c'è questa possibilità di dissociare l'ufficio doganale dove è presentata la dichiarazione in dogana rispetto all'ufficio dove si trovano le merci, e visto che in base al nuovo regolamento l'obbligo è in capo allo Stato membro in cui si trovano le merci, nel caso di queste due eccezioni lo Stato si troverebbe senza informazioni doganali. Quindi che cosa succede con lo scambio, quindi col CDE? Che l'autorità statistica nazionale dello Stato membro che ha a disposizione le informazioni doganali le trasferisce al paese membro che è obbligato e che però non ha la dichiarazione doganale, quindi non ha le informazioni necessarie. Vediamo nel dettaglio cosa caratterizza la dichiarazione centralizzata o centralized clearance. Intanto i paesi coinvolti sono due, un paese autorizzante e un paese partecipante. E l'obbligo ovviamente da regolamento è sul paese partecipante. L'Italia ad oggi è un paese solo partecipante, quindi riceve i dati dalle autorità statistiche nazionali degli Stati membri e nel caso della dichiarazione centralizzata che è già in vigore, li abbiamo utilizzati nella compilazione delle statistiche mensili TGS. Ovviamente la durata dell'istituto della clearance ha una durata limitata. Questa durata limitata perché? Perché quando saranno disponibili e quindi quando sarà ultimata l'implementazione dei sistemi informativi unionali, non ci sarà bisogno dello scambio di dati tra autorità statistiche nazionali, perché saranno le dogane stesse unionali, quindi dell'Unione Europea, a scambiarsi i dati direttamente. E quando parlo appunto di istituto dello sdoganamento centralizzato e del periodo transitorio, faccio riferimento in particolare alla decisione della Commissione, decisione di esecuzione 2151 del 2019, recante il Work Program dell'Union Custom Code. E questo in sintesi, quello che abbiamo, diciamo, la situazione a fine settembre 2023, infiancata il Sender Member States, quindi i paesi autorizzanti, e lungo invece questa
in quest'ordine praticamente i paesi partecipanti. Come potete vedere, l'Italia per il mese di riferimento 2023 ha ricevuto dati SASP, quindi di Centralized Clearance, da questi paesi e le celle sono quelle segnalate in verde. Per contro, l'Italia non ha inviato nulla, appunto perché non siamo autorizzanti, ma solo partecipanti. In termini numerici, i dati suddivisi per mese, utili ricevuti e quindi utilizzati nella compilazione delle statistiche per quanto riguarda appunto l'istituto della SASP. E il quasi export, a differenza della centralized clearance, non è caratterizzata da nessuna autorizzazione preventiva, perché nel caso della centralized clearance, l'operatore deve essere preventivamente autorizzato dalla propria dogana. Nel caso di quasi export, invece no. Perché si configuri però, è necessario che la partita di merce venga portata dallo Stato membro A, che è il paese di reale o se volete di effettiva esportazione, e ricordiamoci, è lo Stato membro sul quale vige e obbligo della compilazione delle statistiche, quindi queste merci che vengono portate dallo Stato membro A allo Stato membro B, per il solo scopo, di sottoporre le merci al, regime doganale di esportazione. Quindi che cosa possiamo concludere? Che lo Stato membro B è un semplice e un mero, Stato membro intermedio. E ovviamente ci devono essere dei presupposti e dei requisiti perché si possa configurare questa tipologia di trade. Le condizioni sono tre: che l'operatore, nel senso delle statistiche TGS, non sia stabilito nello Stato membro in cui si trovano le merci, le merci appunto devono essere portate da A a B per essere esportate, e soprattutto una cosa molto importante. L'entrata nello Stato membro in cui le merci si trovano non deve aver dato luogo a un acquisto intracomunitario. Questo è semplicemente uno schema di quello molto semplice, di quello che accade con il quasi export, che voglio precisare, non è ancora obbligatorio, lo diceva anche la dottoressa Moscuso nella sua presentazione, lo diventerà con i dati di gennaio 2024, quindi da marzo 2024, che diciamo riferisce ai dati di gennaio, riceveremo obbligatoriamente, dovremmo utilizzare i dati ricevuti e allo stesso tempo dovremmo inviare anche i dati alle autorità statistiche nazionali. Il quasi export, come avete avuto modo di vedere in quel grafico, e sia ricevuto che da inviare. Ovviamente nel quasi export da inviare ci sono dei criteri identificativi, criteri che dividiamo in primari e secondari. Quindi, quali sono questi criteri, diciamo, a cui noi facciamo riferimento per individuare nei dati che riceviamo dalle autorità dall'Agenzia delle Dogane? Quali sono questi dati diciamo, per i quali noi, che rappresentano dei dati di quasi export? Facciamo riferimento alla casella 15A del DAU, che identifica appunto il paese di spedizione della merce, oppure se volete il data element 16070010000. Se facciamo riferimento all'allegato B, quindi per intenderci se facciamo riferimento ai nuovi tracciati di export, è la casella 2 del DAU, che è una casella dove dove viene riportato il codice identificativo dell'esportatore, noto con il nome di codice ORI. In questo caso, appunto, qualora si configura il quasi export, il prefisso ISO del codice ORI non è, è di un esportatore che non è italiano.
quindi perché appunto l'esportatore non è stabilito in Italia, quindi anche il suo codice ISO non sarà IT. Ci sono tuttavia, come ho detto poc'anzi, dei criteri identificativi secondari, la casella 34A del DAO che identifica il paese di origine, oppure il data element se si fa riferimento ai nuovi tracciati, controlli sui dati DIES o IVA, e controlliamo che appunto non ci siano dichiarazioni intrastat acquisti. E un altro criterio è l'utilizzo della natura della transazione 72, che identifica proprio operazioni e transazioni di quasi export. Che cosa è successo nel corso di quest'ultimo anno? Noi abbiamo analizzato dai dati che riceviamo dalle dogane, abbiamo implementato una metodologia per individuare questo quasi export. Che cosa abbiamo notato però? Che qualora ci pervenga una bolletta doganale con un'errata indicazione del paese di spedizione o di provenienza, praticamente ci farebbe sbagliare, commetteremmo un errore nell'individuare il quasi export, perché il trade non riferito non è quasi export, ma si tratta nei casi che abbiamo analizzato, ovviamente casi che hanno un impatto maggiore sui dati, quindi un valore statistico molto alto, si trattava in questi casi qua problematici di triangolazioni. E quindi abbiamo deciso di implementare, per non incorrere nell'errore, di implementare, quindi di aggiungere altri criteri identificativi per il quasi export. Una di queste variabili può essere, per esempio, il codice del paese di partenza delle merci. E nel quasi export ricevuto, invece, ovviamente abbiamo analizzato nel corso di questo anno, di quest'ultimo anno, anche i dati che noi abbiamo ricevuto, che l'Italia ha ricevuto e che dovremmo inserire appunto nella compilazione delle statistiche. Ci siamo limitati a controllare i casi più che hanno un impatto maggiore e controlliamo in modo particolare anche nuovi operatori che appunto sono caratterizzati da transazioni con elevato valore. E abbiamo verificato appunto che l'operatore non abbia presentato dichiarazioni intrastat, perché se così fosse incorreremmo nell'errore del double counting, cioè la transazione verrebbe conteggiata più di una volta. E soprattutto, molto importante, la cooperazione tra Stati membri riguardo la validazione dei dati per evitare lo zero counting. Criticità riscontrate nei dati ricevuti e uno scarso utilizzo della natura della transazione. E questi sono i dati di quasi export a fine settembre 2023 e questo in termini numerici quello che abbiamo ricevuto fino adesso da gennaio. E ovviamente il 90% di questi dati ricevuti ovviamente sono solo di test, però è una metodologia che in work in progress potrebbe aumentare questo dato, anche diminuire. Il 90% ad oggi lo inviano sostanzialmente tre paesi, la Francia, la Lituania e la Lettonia. Le variabili oggetto di scambio sono indicate sempre nel regolamento 1225 del 2021, sono divise in 5 gruppi, non tutte le variabili sono obbligatorie, alcune sono facoltative, altre non sono applicabili. E abbiamo delle tempistiche stringenti, un calendario stringente, perché le trasmissioni devono avvenire a T più 30 e per quanto riguarda un generico mese di riferimento T, per quanto riguarda invece gli aggiornamenti, i dati devono essere i dati aggiornati ovviamente devono essere trasmessi non appena si rendono disponibili e comunque non oltre 30 giorni dalla fine del mese in cui sono disponibili. Questo flusso è per dirvi quello che faremo da gennaio, quindi quando avremo i dati di quasi export anche da inviare e da inserire nella compilazione. Accanto ai dati ricevuti da ADM aggiungeremmo i dati di quasi export di SASP e toglieremmo i dati di quasi export che dobbiamo inviare.
Per concludere, crediamo che sia fortemente importante una motivazione alla collaborazione, ovviamente in sicurezza, tra Stati membri coinvolti. Grazie a tutti per l'attenzione. Scusate se ho sforato. Grazie Mirella. Anche io mi scuso perché abbiamo sforato un po' tutti. Comunque passo la parola ai colleghi della direzione informatica, Mariano Crea e Daniela Raffaele, che hanno realizzato appunto il sistema per lo scambio dei microdati dal punto di vista sia di EDAMIS, lato EDAMIS e lato processo automatizzato di uploading e downloading. Va ricordata la collaborazione di altri colleghi informatici, colleghi della sicurezza, della Cecilia Cattalano e altri, e i colleghi che hanno lavorato sulle procedure di database, Fabrizio Delli Piscoli e i colleghi, quindi è stato un investimento informatico rilevante. Ora la parola a Daniela e poi a Mariano. Grazie Serena, mi chiamo Daniela Raffaele, sono della Direzione Centrale per le Tecnologie Informatiche e ho partecipato con la nostra direzione alla preparazione del sistema IT MDE per l'Italia in collaborazione appunto con Eurostat e con tutti i colleghi che ha appena citato Serena. E con il collega Mariano Crea vi parleremo del sistema IT per la trasmissione e l'utilizzo delle fonti Microdata Exchange e Custom Data Exchange. In particolare io vi parlerò del sistema MDE a livello europeo, mentre Mariano Crea illustrerà le soluzioni di automazione della trasmissione implementate da Istat. Uno scambio regolare e voluminoso di microdati sul commercio intracomunitario di beni tra Stati membri richiede una soluzione IT nuova, sofisticata e ad alte prestazioni per le sue dimensioni architetturali e per le esigenze di sicurezza che questo impone. Agli inizi, come aveva ricordato la dottoressa Maria Moscufo, c'è stata una prima iterazione del sistema ITMDE che denominato SIMSTAT, Single Market Statistics, e che è stata rilasciata nel 2015 per supportare l'omonimo progetto pilota che era stato realizzato allo scopo di dimostrare la fattibilità tecnica dello scambio di microdati sul commercio intracomunitario di beni, sia la fattibilità dell'uso dei dati scambiati come fonte di date supplementare per la compilazione di statistiche sulle importazioni intra-UE. E questo è stato il punto di partenza del sistema attuale. Il sistema TMDE è integrato con il sistema EDAMIS per la trasmissione di file, che dà accesso a reti sicure, ha funzionalità aggiuntive come la gestione delle notifiche e viene installato su una nuova infrastruttura che fornisce il livello di disponibilità necessario per le applicazioni di produzione. E qualche cenno sul modello architetturale, che è un modello hub che è stato scelto in seguito a uno studio di fattibilità e diciamo dopo un'analisi approfondita nel corso del progetto pilota, ed è un modello centralizzato di data hub in cui gli stati membri partecipanti inviano i loro file di microdati a un hub che, dopo l'elaborazione, ridistribuisce i file ai paesi di destinazione. E questo in alternativa al modello di scambi bilaterali in cui tutti i paesi che inviano e ricevono da tutti gli altri paesi, quindi gli stati membri possono vedere solo i file a loro indirizzati e non l'intero pool di microdati. Allora, quali sono i sistemi informatici coinvolti? Il sistema ITMDE non è l'unico sistema coinvolto nello scambio di microdati e metadati. E infatti distinguiamo tra
il sistema dei dati vero e proprio e il sistema della trasmissione dei dati. Il primo è gestito appunto dal sistema informatico MDE, che è l'unico sistema che effettivamente può accedere ai dati, trattarli e svolgere una serie di compiti come la validazione, il cambio di valuta, la suddivisione dei record e la generazione dei nuovi file di microdati per gli stati membri riceventi. E fanno parte del trattamento dei dati anche la decifratura dei file in entrate e la cifratura dei file in uscita. Ed è composto dall'Hub MDE, che è il punto centrale di ricezione e di spedizione per lo scambio di microdati e metadati tra gli stati membri, e il portale MDE, che fornisce diversi report di monitoraggio e di qualità. E invece il sistema della trasmissione dei dati è gestito da EDAMIS, che non può accedere ai microdati, proprio perché è come un postino che non può aprire la lettera che consegna, ma può accedere solo ai metadati associati alla trasmissione, cioè ad esempio l'organizzazione che invia i dati, l'organizzazione che li riceve e la data di invio del file. E EDAMIS inoltre effettivamente invia il file utilizzando reti sicure, la rete testa o la rete CCN. La rete testa è una rete pubblica, Trans-European Services for Telematics Between Administration, è una rete pubblica utilizzata dalle amministrazioni pubbliche europee, oppure la rete CCN, che è la Common Communication Network, che è una rete privata. E inoltre verifica che il file non sia stato modificato durante la trasmissione e garantisce la consegna del file a destinazione. EDAMIS sta per Electronic Data Files Administration and Management Information System ed è il sistema che gestisce la trasmissione e la consegna dei file di dati ed è obbligatorio dal luglio del 2008 per la trasmissione di tutti i dataset correnti dalle autorità nazionali a Eurostat e realizza la policy di Single Entry Point. Ovvero che i dati raccolti da tutte le organizzazioni del sistema statistico europeo giungono in un'area di ricezione comune di Eurostat dove possono essere automaticamente monitorati, controllati e consegnati a destinazione con una serie di strumenti informatici. Dal 2018 è in produzione la versione 4 del sistema, EDAMIS 4, che include delle funzionalità che consentono la trasmissione automatica dei dati utilizzando l'SFTP o l'Esten Client. Seguendo questa policy, i file contenenti i microdati per MDE vengono scambiati utilizzando EDAMIS. E passiamo dunque a una veloce panoramica di come avviene lo scambio dei microdati. Abbiamo un primo step in cui lo Stato membro invia i dati e crea un file di microdati e metadati e lo cifra. Questo processo viene effettuato nell'infrastruttura IT dello Stato membro prima dello scambio ed è diciamo di questa parte che vi illustrerà le soluzioni di automazione il collega Mariano Crea. Lo Stato membro appunto invia il file attraverso una rete sicura come testa CCN utilizzando uno dei metodi di trasmissione offerti da EDAMIS e i metodi sono il web portal, l'SFTP client oppure l'SDN client. L'EDAMIS web portal prevede la trasmissione manuale dei file mentre l'SFTP client è quello che è utilizzato da Istat. Una volta che il file è stato inviato, EDAMIS consegna, diciamo, in prima battuta riceve il file, ma non può vedere il contenuto perché è criptato e con una chiave che non ha. EDAMIS verifica che il mittente sia esso un utente umano o in caso di invio automatico un sistema informatico sia autorizzato a trasmettere tali dati. Consegna il file al sistema MDE secondo le regole che sono state configurate. A questo
appunto avviene nello step numero 3, l'elaborazione MDE del sistema MDE, che decifra il file, lo elabora e ottiene un risultato di un numero di file divisi che a loro volta sono cifrati con la chiave pubblica di ogni ricevente. Nello step successivo c'è diciamo, il ritorno dei file ad EDAMIS da parte del sistema MDE e EDAMIS segue le stesse attività di prima, cioè verifica che il mittente sia autorizzato a inviare questi dati e consegna il file alla destinazione corrispondente seguendo la configurazione interna. Nello step successivo c'è la ricezione da parte dello Stato membro del file cifrato utilizzando uno dei metodi di trasmissione offerti da EDAMIS. Quindi decifra il file ed è pronto a utilizzarlo. E qualche cenno sulla sicurezza e la protezione dei dati, chiaramente per ricevere i dati MDE i membri del sistema statistico europeo devono conformarsi all'IT Security Framework del sistema statistico europeo, ovvero un elenco di controlli di sicurezza fondamentali che le organizzazioni devono attuare per lo scambio sicuro dei dati ed è basato sullo standard ISO 27000 del 2013 associato alla sicurezza IT, che è il più utilizzato a livello internazionale sia da organizzazioni pubbliche che private, comprende anche delle componenti dello standard ISO 27010 del 2015 sulla gestione della sicurezza delle informazioni per intersettore e delle comunicazioni interorganizzative. Per quanto riguarda ISTAT è certificato con ISO 27001. I controlli di sicurezza riguardano tutti gli elementi della sicurezza IT, come le policy di sicurezza, la gestione della sicurezza personale aziendale, dell'accesso alle informazioni e alle risorse, la crittografia, la sicurezza fisica, operativa, di rete, di sistema, la gestione dei fornitori, degli incidenti, la business continuity e la compliance management. E ogni anno a febbraio il Comitato del Sistema Statistico Europeo convalida e approva i risultati della certificazione di tutti i paesi che hanno superato l'esercizio dell'anno precedente per consentire un accesso più rapido alle informazioni sulla produzione. Il Comitato ha conferito al gruppo dei direttori delle tecnologie dell'informazione il compito di prevalidazione. Chiaramente la sicurezza svolge un ruolo cruciale nello scambio dei dati perché essendo a livello di trader sono per definizione confidenziali e devono essere trattati e trasmessi in modo sicuro in conformità con le normative UE. I sistemi coinvolti nello scambio sono ospitati in un'infrastruttura sicura, separata dall'infrastruttura standard della Commissione europea, che stabilisce connessioni sicure con le piattaforme IT e fornisce servizi che consentono agli utenti accreditati di interagire con dati riservati ai quali hanno il permesso di accedere. Tutti i dati, come abbiamo detto, sono trasmessi solo su reti sicure e sono crittografati end-to-end. Come abbiamo detto, i sistemi informatici utilizzati per lo scambio di microdati sono stati certificati nelle SSIT Security Framework. A questo punto molte altre cose potrebbero essere dette, ma passo la parola al collega Mariano Crea per la parte dell'automazione della trasmissione. Grazie a tutti per l'attenzione. Intervengo solo un secondo per dire che siamo un po' fuori tempo, quindi se Mariano può essere rapido, grazie. Va benissimo. Ok, come sono stato già presentato, io sono Mariano Crea, faccio parte anch'io della DCIT e vi presenterò invece l'architettura del sistema per il data exchange. Alla fine è quello che la DCIT effettivamente ha sviluppato, che ha progettato e sviluppato. Abbiamo progettato un sistema di data exchange e di data management. Avrò delle slide, ma cercherò di essere più rapido possibile. Poi le lasciamo in eredità, così poi le potete rivedere meglio e in ogni caso vi è della documentazione che ho fatto molto esplicativa sia per la parte diciamo IT che per la parte degli stakeholder, cioè della parte di MDE. Questo sistema è un sistema complesso formato da più sottosistemi
Come potete vedere in figura, abbiamo la parte di Eurostat che è stata ben definita precedentemente e la parte fatta da, diciamo, dall'IT, dalla DCIT, è un sistema appunto formato da più sottosistemi. In particolare vi è un orchestratore, una specie di direttore d'orchestra alla fine, che gestisce tutti i processi di MDE, che insistono appunto nel progetto di MDE. Parte, diciamo, cruciale dell'orchestratore è il Process Mapping Tool, che è proprio colui, è il sottosistema che mappa e processa diciamo tutte le operazioni che devono essere effettuate, e l'ETL Tool, che è colui che con il quale noi abbiamo sviluppato tutte le procedure per i dati, come la lettura dei file o la scrittura sui vari database. Gli altri sottosistemi, velocemente, sono il client SFTP, che serve appunto per comunicare con Eurostat al server SFTP, sottosistema di encryption software che serve proprio per criptare e decriptare i file, lo zip software che conosciamo tutti quanti, per comprimere e decomprimere, il file system, che per noi è una cosa normale, ma è alla fine fondamentale, cioè dove noi andiamo poi a memorizzare, a storare i file, e i database. In particolare per i database ve ne sono due: il database dove effettivamente vengono memorizzati tutte le informazioni che poi i colleghi lavorano, quindi sia per il processo di upload, quindi ci sono delle liste che daranno tutti i dati per fare poi, per creare i file e mandarli a Eurostat, sia delle tabelle dove poi verranno invece memorizzate, storate tutte le informazioni provenienti dai stati membri. E fondamentale è il database diciamo, relativo al processo. Infatti il nostro sistema di data exchange ha come base un database con dentro che vi sono le informazioni sui metadati, che gestiscono tutti i processi. Tutte le operazioni che noi abbiamo fatto sono tutte quante profilate e con varie variabili per cercare di essere più larghi possibile. Infine, velocemente, abbiamo il sottosistema che all'esterno, quello di Eurostat, è stato ben definito via un server SFTP e poi internamente il loro data exchange. Noi come IT velocemente abbiamo i soliti tre ambienti, sviluppo, collaudo e produzione, che sono stati ovviamente replicati anche per questo progetto. Ma quali sono effettivamente i processi del sistema? Abbiamo noi realmente? Facciamo tre operazioni, due diciamo fondamentali e una diciamo che non è stata ancora, diciamo, nominata. Facciamo l'operazione di upload, che è proprio quella per caricare i file, quindi vi è un processo che legge i file che sono pronti mediante un sistema a semaforo, tutto effettuato mediante il database che vi accennavo prima. Vengono lette le viste, vengono creati i file, vengono crittografati il file di, diciamo, XML che accompagna il file dei dati. Vengono compressi, viene contattato mediante l'SFTP, il server Eurostat, e infine viene inviato. E poi vi è il processo che attende il risultato. Stessa cosa vale per il download, cioè il sistema scarica, se vi sono, scarica dei file e vengono poi processati. L'ultimo processo fondamentale è il purge, che serve per eliminare i file che noi abbiamo memorizzato, ma che ormai hanno superato la data di retain, quindi quelli che sono ormai vecchi per un motivo o per un altro. Solo però stiamo parlando dei file e non delle informazioni. Adesso non ci spaventiamo, vediamo velocemente la modellazione del processo di upload. Ripeto, questa è soltanto per farvi, diciamo,
entrare dentro il nostro ambiente. Quindi, come ho detto prima, vi è un MD specialist che decide che i dati sono pronti, quindi mediante un sistema indica che vi è un disco verde al semaforo e quindi parte automaticamente il processo di upload. Questi fa la lettura dei dati, come ho detto prima, fa la creazione utilizzando ovviamente l'orchestratore che gestisce tutto quanto mediante il suo ETL tool per la lettura dei dati, eccetera, va a leggere e scrivere sui file system. Alla fine, quindi crea i file XML dei dati, li cripta, eccetera, li invia mediante il client SFTP a Eurostat e si rimane in attesa del risultato. Il risultato può essere che è andato bene, quindi positivo, che vi è un successo, o un fallimento, quindi qualcosa è andato storto, anche che è caduta la rete e quindi il file non è completo. Oppure ci possono essere dentro, quindi degli errori dentro, quindi degli errori non bloccanti, di warning, oppure entrambi, che non sono bloccanti e quindi comunque vengono inviati i resoconti. E quindi il processo di upload termina in questo modo. Ogni processo ha degli stati e li andiamo a vedere tra un secondo velocemente. Si è bloccato tutto. Ok, benissimo. Questo qui velocemente è il diagramma delle attività del processo mediante i vari attori. Non vi sto a tediare, soprattutto perché abbiamo pochissimo tempo, quindi vado avanti. Alla fine questo qui è un diagramma UML con i vari attori e chi fa cosa e quando, soprattutto. E questo invece è il diagramma degli stati, sempre è un diagramma UML dove viene indicato ogni stato dove sta un processo. Quindi vi è uno stato iniziale, un disco verde quando lo specialist MDE capisce che i dati sono pronti per essere inviati, poi parte la fase di upload, lo stato di attesa di risultato che può avere uno di questi stati e quindi alla fine termina il tutto. Stessa cosa vale per il processo di download, lo vediamo ma proprio en passant. Quindi il processo di download può partire mediante una pianificazione, quindi non per forza l'utente deve andare a cliccare e dire adesso parti, oppure lo può fare perché sa che vi sono dei file importanti che deve leggere. E automaticamente il sistema va su Eurostat, scarica tutto quanto, processa i dati e poi li mette a disposizione dei nostri specialisti. Anche qui ho messo la strina per le attività, chi fa cosa, e anche il diagramma degli stati, che effettivamente cerco di evitare per andare avanti più velocemente possibile. Tanto per farvi mettere paura, questa qui è un pezzettino, diciamo, del codice, tra virgolette, del sorgente con il quale io ho sviluppato i vari processi. Noi abbiamo un tool chiamato Kettle Pentaho Data Integration, che fa proprio l'orchestratore. E ok, velocemente anche il purge non ha nulla, diciamo, da difficoltoso, cioè parte, se vi è qualche file da eliminare, viene eliminato. Ok, cerco di concludere anche stavolta abbastanza velocemente, così diamo subito la lega. Comunque la cosa fondamentale che voglio dire è che il sistema non è esclusivo per MDE, non è esclusivo per questo, ma è aperto e pronto ad includere velocemente, dove velocemente dico stiamo parlando di giorni di lavoro, non di mesi, altri progetti che richiedono più o meno le stesse funzionalità, perché è un, diciamo, un contenitore di processi, processo che va a leggere, va a scrivere, va a fare zip oppure usa le chiavi o legge su vari server SFTP differenti. Cosa dobbiamo fare in più? L'idea è quella di
aumentare, diciamo, la possanza del nostro sistema con un portale interno per facilitare la gestione del processo da parte dei nostri stakeholder, quindi degli specialisti MDE in questo caso, e anche sviluppare un sistema di business intelligence con il quale riuscire a ricavare indicazioni sulle misure dei nostri invii, non sull'invio vero e proprio, non andiamo a leggere i dati, ma quanto bene a inviare i dati, quanti abbiamo inviato, utilizzare dei KPI e delle dashboard e delle balance scorecard per riuscire ad avere delle misure sul nostro tipo di lavoro. Infine, l'ultima cosa che voglio dire è che noi in Istat ci siamo dotati di un sistema molto sofisticato di data management che si chiama Informatica, è una suite, in particolare Power Center, e quindi l'idea è quella nel tempo di riuscire a utilizzare Power Center al posto di Pentaho Data Integration e diciamo utilizzare Power Center come orchestratore. Questo perché informatica lo abbiamo acquisito in maniera diciamo completa e per sempre, e quindi diciamo stiamo valutando di andare in questa direzione. Benissimo. Spero di essere stato chiaro, per quanto posso essere stato chiaro. Passo subito la parola alla collega, e ringraziandovi tutti quanti. Grazie Mariano, grazie Daniela. Adesso apriamo uno spazio di una decina di minuti per il dibattito, per chi voglia fare delle domande o sia interessato a aspetti specifici. Si può per alzata di mano prenotarsi, al termine del dibattito ci saranno le conclusioni del direttore Rapisi. Collega Carla Sciullo che ha alzato la mano e abilito il suo microfono, ma non ci riesco. Chiedo al collega Jacopo Rigolli se lui è abilitato a attivare il microfono di Carla Sciullo. Sì, ho attivato il microfono della collega. Buongiorno. Io sono Carla Sciullo e lavoro in contabilità nazionale e mi occupo della stima dei flussi con l'estero, quindi sono una delle più grandi fan dei dati del commercio estero. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questa occasione, penso che questo seminario sia stato utilissimo, molto interessante. Sono rimasta impressionata, ma non sorpresa, conoscendovi della mole di lavoro e della qualità di lavoro che avete profuso. Siamo felici che, avendo un'ottima qualità dei dati di base, anche la stima dei flussi con l'estero all'interno della contabilità nazionale diventa, diciamo, più solida. Quindi, fatta questa parte di complimenti necessaria e doverosa, volevo fare una domanda che non so se è troppo tecnica in questa sede. Ho visto la presentazione di Mirella e, sebbene appunto noi siamo stati sempre aggiornati di quello che avevate, su cui stavate lavorando, ho comunque imparato cose nuove. E quindi volevo capire, per il quasi transito, quella è una parte molto interessante per noi perché, come forse sapete, nell'ambito della gestione della pulizia dei flussi con l'estero per farli diventare aderenti alle definizioni del regolamento di contabilità nazionale, il quasi transito è un oggetto di studio. E in particolare noi dobbiamo rimuovere, se capisco bene dalla presentazione che tu hai fatto, il quasi transito in uscita, cioè quello dove noi siamo paese di passaggio. Quindi dove il non residente ha fatto una dichiarazione nel suo paese e la merce si trova in Italia, esce dall'Italia, ma la proprietà economica è del non residente.
Quindi questa parte deve essere eliminata, mentre invece dobbiamo sicuramente mantenere come esportazioni definitive, quindi con esportazioni a tutto titolo italiane, quelle che tu, se capisco bene, quella tabella che tu hai fatto vedere, il 1,2 miliardi del 2023, cioè i dati che riceviamo dalle altre dogane, che se capisco bene sono merce che si trova in altri paesi, quindi esce dall'Europa in altri da altri paesi, viene sdoganata da altri paesi, ma è di proprietà italiana. No, scusa, mi sono confusa. Sono sdoganate da altri paesi, ma arrivano in Italia come importazioni italiane, se capisco bene. Allora, quel dato lì, Carla, si tratta, sì, per quelle transazioni lì. Noi per il regolamento saremmo il paese di reale o effettiva esportazione, quindi dovremmo includerle nella compilazione delle statistiche. Esatto, quindi sono statistiche a tutti gli effetti. Il dato, scusami, viene condiviso e quindi trasferito dalle autorità statistiche nazionali dello Stato membro, perché noi non abbiamo la dichiarazione, cioè la merce parte dall'Italia, ma l'Italia non ha la documentazione doganale, non ha l'informazione doganale da utilizzare nella compilazione delle statistiche TGS. Ok, ma non ce l'ha perché la merce è sua, ma sta in un altro, perché la dichiarazione è stata compilata in un altro Stato membro, ma quindi questa merce non è italiana. Non è italiana, diciamo che noi stiamo approfondendo e studiando questi casi, anche perché in una delle slide principali io ho precisato che il quasi export dal punto di vista doganale è assimilabile a un export standard tradizionale. Esatto. È un fenomeno statistico, solo statistico. In genere, in teoria, tutti gli stati dovrebbero avere del trade assimilabile al quasi export. Nella pratica, probabilmente, il dato è, diciamo, molto più importante in quegli stati membri che usufruiscono di importantissimi poli logistici, sia portuali che aeroportuali. Va bene, comunque diciamo questo è un oggetto, volevo rilevare l'importanza di questa parte anche per noi e quindi sarà sicuramente un oggetto di studio nel gruppo di lavoro che abbiamo appena avviato, quindi questo supporta sempre di più l'importanza di una collaborazione interdirezionale ai fini del miglioramento delle qualità delle nostre statistiche, come avete dimostrato anche voi collaborando con sia la direzione metodologica che la direzione informatica per poter ottenere un prodotto di così alta qualità. Grazie ancora e buon lavoro. Confermo Carla, e penso che tanto ancora si debba fare perché le criticità emerse sono quelle che forse velocemente avrete visto nella slide, in una delle slide finali. Pur facendo riferimento ad alcuni criteri che sono quelli principali, alcune volte siamo in errore, quindi classifichiamo male la transazione come quasi export laddove quasi export non è, quindi stiamo introducendo altre variabili per cercare di individuarlo correttamente. Questo per dire semplicemente che il criterio primario, i due criteri, la casella 15A e 2 del DAO, potrebbero non essere sufficienti per individuare il quasi export. Ok, grazie. Comunque di questo ne riparleremo. Grazie mille ancora. Grazie a te, Carla. Non so se ci sono altre richieste di chiarimento. Al momento non ne vedo. Quindi in tal caso, visto che siamo in ritardo, passerei la parola al direttore Fabio Rapiti per le conclusioni. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Fabio Rapiti, direttore delle statistiche economiche, e spero che riusciate a sentirmi bene. Allora, riassumere o fare le conclusioni di tanto lavoro, tanto materiale, ha detto bene la collega di Contabilità Nazionale, una mole di lavoro enorme. Diciamo, oggi abbiamo presentato innovazioni e metodologiche di processo che sono appunto
risalgono a 10 anni fa, diciamo, lo sviluppo iniziale sono oltre 10 anni fa e hanno coinvolto veramente una quantità di colleghi. È un investimento enorme, non è facile quindi, non è la mia presunzione provare a riassumere. Vi do alcuni flash, alcune parole chiave, diciamo così. È importante che l'istituto abbia un investimento molto grande su questi temi, perché il tema della globalizzazione, il tema degli sconvolgimenti che abbiamo avuto anche di recente, delle catene del valore, i problemi geopolitici, diciamo, la deglobalizzazione, l'interruzione delle catene del valore, le dipendenze strategiche, ormai sono un tema che non possiamo, diciamo, non affrontare, no? La guerra russa-ucraina e tutti gli sconvolgimenti mondiali hanno avuto un impatto sul commercio con la Russia, il crollo delle esportazioni e delle importazioni. Non possiamo non migliorare continuamente la qualità dei nostri dati. È un dovere ed è un dovere che tutta l'Unione Europea sta ormai perseguendo da anni. Quindi per noi è un investimento strategico. Vi faccio anche un esempio di quanta importanza diamo alle innovazioni metodologiche e tecniche in questo campo. Abbiamo presentato queste cose che vi abbiamo presentato oggi, sono state presentate anche con un paper, una presentazione della professoressa Pratesi, la nostra direttrice del dipartimento, in Canada a luglio scorso, al convegno internazionale della sezione dell'ISI, l'ISI è l'International Statistics Institute, cioè l'Organizzazione Mondiale della Statistica, e a un convegno dell'ISBIS, che è una sottosezione appunto delle statistiche su business e industrial statistica. Abbiamo presentato questi, soprattutto il tema dell'MDE, ed è stato un intervento che ha riscosso un ottimo interesse. Quindi sono cose che vogliamo valorizzare, perché l'investimento è grande e perché i risultati anche, quindi, diciamo, sono molto positivi, perché poi quando noi parliamo di pertinenza, qualità, tempestività, diciamo, noi produciamo risultati, lo voglio ricordare a tutti noi dell'Istat, ma lo ricordo anche agli esterni. Insomma, già oggi noi abbiamo una tempestività su queste statistiche, e soprattutto appunto quelle del commercio extra UE, che fanno abbastanza impressione. Noi siamo usciti qualche giorno fa, ma a dicembre il prossimo comunicato stampa del commercio estero extra UE uscirà il 22 dicembre, con uno sforzo notevole dei colleghi. Quindi il nostro impegno in termini di qualità, pertinenza e tempestività è continuo, andiamo avanti. Le parole chiave che volevo sottolineare sono modernizzazione e collaborazione e cooperazione, perché l'hanno citate tutti i colleghi e il lavoro si basa su questo. Modernizzazione vuol dire sfruttare meglio le fonti amministrative e integrare in modo sistematico. La modernizzazione è stata enfatizzata nel decennio scorso, e nella seconda metà del decennio scorso l'abbiamo accelerata, ma la modernizzazione è continua, c'è sempre una nuova fonte amministrativa da integrare e c'è sempre qualcosa che cambia anche in termini giuridici, quindi siamo obbligati a farlo. E invece in termini di collaborazione e cooperazione, sia interistituzionale all'interno dell'Italia, sia con i paesi, anche questo è uno strumento doveroso, non possiamo non cooperare, non possiamo non collaborare con i vari paesi, è fondamentale ed è utile che questa collaborazione sia senza problemi, senza intoppi tecnologici, sia sicura, quindi sia di carattere informatico, ma come avete visto parliamo di collaborazione anche metodologica. I colleghi avevano parlato di soluzioni per lavorare sull'editing selettivo, per le analisi delle asimmetrie, a soluzioni open source che possano essere condivisi con gli altri paesi. Ecco, dobbiamo fare economie di scala e cooperazione anche su questo. Ribadisco, cooperazione obbligatoria anche a livello nazionale, quindi con l'Agenzia delle Dogane, che è una collaborazione storica, ma come abbiamo detto anche con l'Agenzia delle Entrate, perché sono dei fornitori fondamentali di sempre nuove fonti amministrative, ne sono state citate tante. Ma collaborazione ovviamente anche all'interno dell'istituto. Vi voglio però fare due esempi e poi chiudo, in cui questa è la filosofia, diciamo, dell'istituto e anche in particolare della nostra direzione di queste statistiche. Noi entro il 24 dobbiamo pubblicare, proprio da regolamento, nuove statistiche sempre sugli scambi internazionali di servizi questa volta, e non parliamo di merci,
e sia per caratteristiche di impresa sia per modalità di offerta dei servizi, e dovremo pubblicare, iniziare a pubblicarla a giugno del 24. E sono statistiche complesse che, di cui, come dire, non avevamo tutte le informazioni disponibili. Potevamo scegliere di fare una nuova indagine, abbiamo scelto invece di collaborare con la Banca d'Italia, quindi parliamo di nuovo di collaborazione stretta con un'istituzione che già fa un'indagine trimestrale che può esserci utile. Quindi invece di mettere su una nuova indagine, collaboriamo con loro, li aiutiamo metodologicamente, loro ci forniranno i microdati. È un approccio innovativo, non conosciamo altre esperienze europee di collaborazione stretta tra banche centrali, quindi la Banca d'Italia e l'Istat, per soddisfare diciamo delle esigenze europee. Tenete conto che queste statistiche sui servizi devono essere coerenti ovviamente con la bilancia dei pagamenti, con le statistiche che produce anche la Banca d'Italia, quindi era una scelta anche questa sotto certi aspetti obbligata. Quindi questo era un esempio. Un altro esempio è che sul piano delle multinazionali, un altro tema che non abbiamo citato e ne discuteremo sicuramente in altre occasioni, che però è un tema fondamentale, perché la riallocazione fra paesi di poche, come dire, di poche cose, come parliamo di proprietà intellettuali, brevetti o marchi, tra multinazionali sposta miliardi, centinaia, migliaia di miliardi di euro da un paese all'altro. Quindi per esempio avere più informazioni sulle multinazionali è fondamentale, e una fonte su cui dovremo andare a intercettare i dati è una fonte amministrativa, una fonte che preesistente, che le grandi multinazionali già compilano, è quella del Country by Country Report del BEPS, Base Erosion and Profit Sharing Country, che era stata promossa dall'OCSE per riuscire a seguire meglio appunto anche la questione dei profitti e delle imposte pagate dalle multinazionali. Quindi una nuova fonte amministrativa da utilizzare, quindi è fondamentale anche qui la collaborazione, diciamo, dei fornitori di queste fonti, e la collaborazione interistituzionale all'interno dell'Italia è fondamentale. L'ultimo accenno, un'altra cosa che voglio ricordare, noi la modernizzazione di queste statistiche non è soltanto processi per migliorare i prodotti e per renderli più tempestivi, ma anche di strumenti di diffusione. Voglio ricordare che l'Istat ha rilasciato da poco sul sito uno strumento di diffusione nuovo che si chiama Terra, se lo cercate su Google lo trovate scrivendo Terra Istat. È uno strumento, diciamo, interattivo di analisi esplorativa open, diciamo di open data di fonte Eurostat sul commercio internazionale, molto molto utile. Su questo noi abbiamo vinto un Big Data Hackathon 2 anni fa, e quindi era importante citarlo. Quindi dico l'ultima cosa, perché è importante, la cooperazione si fa sulla base anche di buone relazioni e del diritto, diciamo, dell'istituto di statistica, degli istituti di statistica ad accedere ai dati. Quindi il rapido accesso ai dati amministrativi preesistenti, che consente all'istituto, una cosa che non ho sottolineato, di ridurre l'onere statistico sulle imprese, perché questo è l'altro grande obiettivo che l'istituto ha in generale, che sulle statistiche economiche vuol dire ridurre il peso sulle imprese, sui rispondenti, non aggiungere nuove indagini, e questo è un obiettivo fondamentale. Allora, diciamo, questo va perseguito attraverso modifiche e miglioramenti della legge europea, in modo tale di riuscire velocemente ad avere accesso a dati preesistenti. C'è la revisione del regolamento europeo 223, su questo dovrebbe migliorare le cose, ma sarebbe necessario anche a livello nazionale riuscire a modificare la legge statistica e rendere più facile e veloce l'accesso alle fonti amministrative. Come avete detto, come avete visto, tutti hanno citato che gli sviluppi, anche per coprire in modo censuario, diciamo, tutte le merci passano attraverso fonti amministrative. Quindi questa è la filosofia dell'Istituto e della direzione delle statistiche economiche. Ringrazio tutti coloro che sono rimasti ad ascoltare il seminario complesso, approfondito, ma
ma molto interessante. E quindi ringrazio tutti coloro che sono online, ringrazio soprattutto i colleghi dell'Istat, della Direzione delle Statistiche Economiche, della Direzione Informatica, della Direzione Metrologica. Ringrazio anche con l'occasione tutti i soggetti esterni, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate e tutti gli altri istituzioni che collaborano con noi per fare, diciamo, questo lavoro proficuo per il Paese, e ringrazio anche i colleghi della comunicazione che ci hanno permesso di fare questo webinar. Ancora grazie a tutti, buona giornata. Condivido soltanto una slide, se ci fossero domande aggiuntive potete scrivermi, no, ho sbagliato slide, la successiva, e io indirizzerò le vostre domande ai colleghi a cui sono rivolte. Grazie mille. Grazie ancora a tutti. Arrivederci. Buona giornata. Grazie, un saluto.